risata, vi abbiamo fatto attendere fuori la porta perché oggi avevamo voglia di cantare e quindi abbiamo scelto una canzone non nuovissima, però adatta alla tematica sia estiva che del web, insomma. Quindi benvenuti a tutti, grazie insomma di essere qui con noi, ringrazio anche l'assessore che è venuto puntuale al nostro evento. E oggi è una giornata di festa che hanno organizzato tutto loro, presenteranno loro, racconteranno loro quello che hanno fatto. Io vi farò soltanto una piccola e breve, poco noiosa introduzione. Quindi intanto un grazie, assessore, ci sei? Sì. Ci sono. Intanto un grazie a tutti voi genitori che li avete accompagnati anche post scuola, quindi insomma per noi è stata un'avventura, una bella avventura e anche faticosa, perché è iniziata alla fine della scuola, ad aprile, nel momento in cui c'erano tutti gli adempimenti finali sia per loro che per noi, e con il prolungamento nel mese di giugno, che immagino per loro sia stato anche un sacrificio, perché avrebbero preferito andare al mare o in piscina, insomma. Quindi sono contenta che loro sono stati sempre presenti, tranne ovviamente qualche assenza, ma felicità e fortuna, e sono stati sempre contenti di venire, anzi arrivavano come stamattina prima alle 8 davanti a scuola e volevano insomma entrare già alle 8 di mattina. Questo è già un buon segno, perché vuol dire che la scuola è un momento di aggregazione, è un momento anche di divertimento, ma come abbiamo sempre detto, loro si divertono ma hanno imparato tanto. Oggi lo vedrete quante cose hanno imparato i ragazzi in queste poche ore, perché alla fine, come voi sapete, abbiamo fatto sì 60 ore, 20 incontri, che a dirlo sembra tanto, ma è finito subito, insomma, e gli argomenti sarebbero tanti ancora da trattare. Infatti, apro subito una parentesi, avevo comunicato ai vostri ragazzi la partenza della seconda annualità del corso, però purtroppo, essendo obbligati a partire due moduli del PON, l'altro non si è riuscita a ingranare, insomma, perché i ragazzi sono tutti a casa ormai, quindi è difficile reperirli, e quindi la partenza a ottobre non è possibile. Quindi i moduli che vi abbiamo consegnato purtroppo non servono. E vi diremo noi quando uscirà il prossimo bando, il prossimo PON, in modo che possiamo inserire, come detto, a loro per primi loro come già frequentanti la prima annualità. Quindi saranno i primi ad essere convocati per la scelta. Quindi purtroppo ad ottobre non possiamo iniziare. Comunque il percorso che abbiamo fatto è stato abbastanza intenso, io non so, poi interrogherò anche voi genitori, perché mi direte il feedback che hanno portato a casa i ragazzi, perché io a loro ogni volta dicevo: mi raccomando, parlatevi con i genitori, vedete un po', confrontatevi con loro su quello che diciamo qui in classe, perché la cosa più importante è il rapporto, il patto proprio di fiducia tra scuola e famiglia. Educazione dei figli a livello scolastico, educazione dei figli a casa, quindi è importantissimo questo feedback e questa condivisione. E il nostro tema che abbiamo trattato in quest'anno è educazione media. Come vedete, i nostri paladini, ecco, i paladini del web sicuro, che sono loro, e hanno realizzato in modo particolare Beatrice, la nostra designer, ha disegnato il paradiso e l'invito anche è stato fatto da loro, quindi interamente creato, pensato da loro. Il nome che si sono scelti come paladini del web sicuro sono stati loro, con un sondaggio online hanno scelto il nome che li identificasse di più nel loro percorso. Quindi l'educazione ai media è proprio questo, parte dalla quotidianità. Facciamo un passo indietro a quello che ci chiede il Ministero, quindi la scuola, di formare i vostri ragazzi. Il Ministero ci chiede di educarli alla cittadinanza digitale. Voi tutti conoscete, no? La cittadinanza e costituzione che si fa nelle scuole già dai nostri tempi. E adesso, oltre alla cittadinanza e costituzione, il Ministero ha integrato con la cittadinanza digitale. Ma che cos'è questa cittadinanza digitale? Che vuol dire poi educare i ragazzi alla cittadinanza digitale? Che non è soltanto compito della scuola, ma come vedremo con due o tre cose che vi dirò, è un grande compito anche nostro come genitori e vostro
come, come genitori, perché educarli alla cittadinanza digitale non vuol dire spiegargli come funziona il computer o come funzionano i social network. Educarli alla cittadinanza digitale vuol dire accompagnarli nella loro vita digitale, perché noi inevitabilmente abbiamo una vita sociale sia in presenza che nei social e nel web. Quindi educarli, accompagnarli all'uso consapevole del web, facendogli capire quali sono i rischi, buongiorno, quali sono i rischi, quali sono invece le opportunità che da il web, e in questo piccolo percorso loro vi daranno dei consigli, perché vi spiegheranno un po' quello che hanno conosciuto e quello che hanno cercato di mettere in pratica, perché io davo i compiti a casa, che non era di studiare o fare esercizi, ma era quello di condividere con la famiglia alcune piccole regole. Infatti le domande che vi farò saranno su questo, no? Per vedere se li hanno fatti i compiti a casa. Quindi educare alla cittadinanza vuol dire accompagnarli in questa, in questo viaggio nell'utilizzo del web e della rete, facendo di capire i rischi ma anche le grandi opportunità. Si parla oggi, voi avete sentito, no, la parola nativi digitali, e c'è uno studioso americano che ha praticamente coniato, ha inventato lui questa parola, questi termini, insomma. Nativi digitali ma immigrati digitali. Secondo voi chi sono gli immigrati digitali? Siamo noi che siamo nati con il telefono, con il filo, con le cabine telefoniche, e siamo immigrati in questa nuova società che è quella digitale. Loro invece sono i nativi digitali, quelli che, come qualche studioso dice, hanno imparato subito l'utilizzo del cucchiaio e l'utilizzo del tablet. Quindi loro hanno vissuto con questo, cioè vivono in quest'epoca. Per cui i nativi digitali non dobbiamo confonderli con coloro che sono esperti del web, esperti del computer o esperti informatici. Sono coloro che vivono in un'era digitale, che hanno, come ho detto prima, imparato a utilizzare il cucchiaio per mangiare la pappina, allo stesso modo, forse anche prima, sfogliare le pagine sul tablet. Quindi loro sono nativi digitali, noi siamo immigrati, e in questa situazione di immigrati qual è il nostro compito? Il compito di educatori e il compito di genitori. Il nostro compito è di diventare, fare un piccolo sacrificio, di diventare pionieri digitali, un po' come erano i nostri antenati, no? Che insomma anche i nostri nonni o bisnonni, che sono immigrati in un'altra città e hanno fatto i pionieri, no? Di un nuovo lavoro, di una nuova vita, e quindi il nostro compito è questo. Noi dobbiamo diventare, da immigrati digitali, dobbiamo diventare pionieri digitali. A che cosa serve? Serve appunto per creare quella cittadinanza digitale insieme a loro, insieme ai nostri figli, ai nostri ragazzi. Quindi il compito più importante, che purtroppo spesso magari non viene neanche percepito, perché vi apro un'altra parentesi, voi oggi siete tanti, sono contentissima, ma noi abbiamo provato a fare dei corsi per genitori di educazione media negli anni precedenti, in tutto l'istituto, dall'infanzia alla scuola media, sono presentati 5 genitori. Quindi questo insomma ci preoccupava, e allora abbiamo pensato, no, che è importante coinvolgere i ragazzi insieme a voi in questo percorso. E quindi la scommessa che dobbiamo fare noi, educatori, noi prof, ma noi anche genitori, è quello di diventare da immigrati a pionieri, per poterli accompagnare e farli diventare, insomma, cittadini consapevoli del web. Infatti loro oggi riceveranno a fine giornata un attestato che li dichiarerà cittadini digitali consapevoli. Troveranno il numero 1 primo, perché si spera che continuino con più livelli, no? Primo livello, secondo livello, eccetera. Quindi tutto questo nasce, per fortuna, da alcune indicazioni ministeriali, perché per fortuna il Ministero, insomma, le nostre linee guida ci aprono la strada, quindi ci danno questa opportunità, e loro, dico sempre, sono fortunati perché hanno la possibilità di imparare queste cose, imparare a muoversi nella cittadinanza digitale. Noi da immigrati abbiamo potuto fare tutto da soli, quindi quello che abbiamo imparato e cerchiamo di trasmettere ai ragazzi l'abbiamo fatto da soli, da autodidatti.
Quindi ecco, oggi era importante fare questa premessa e soprattutto questa scommessa per noi adulti di diventare da immigrati a pionieri digitali per aiutarli e accompagnarli. Nel frattempo oggi ci godremo la loro guida, quello che loro hanno fatto in queste ore, in questi mesi, e vedremo che consigli ci potranno dare. Io dico, chiedo all'assessore un po' di pazienza perché lo farò intervenire alla fine, perché voglio che ti godi un pochettino quello che loro hanno fatto per poterci poi dare il tuo contributo. Ok? Grazie a voi di nuovo genitori e diamo la parola ai ragazzi. Buongiorno a tutti, io sono Davide e faccio parte del gruppo della regia con Eleonora, Alessandro e Lorenzo. Questo è un muro digitale, il Padlet, dove abbiamo racchiuso tutti quanti i nostri lavori. A partire dalla prima lezione abbiamo iniziato con il lessico di Internet. L'esercizio del lessico di Internet prevedeva che noi, anche non sapendo il significato di alcune parole, tramite qualche ricerca dovevamo scrivere la nostra definizione. Poi la definizione corretta è stata sempre data dalla prof. Abbiamo analizzato diverse parole come posta elettronica, chat, post, anonimato, credenziali, blog, privacy, vamping, ikigomori, fake news, sexting, adescamento e così via. Tante paroline che sembrerebbero scontate, no? Un'email la conoscono tutti, no? Ecco, non è proprio così, perché l'utilizzo dei nativi digitali, come dicevo prima, non è sicuramente la conoscenza di tutti gli strumenti e di tutte le parole. Quindi partire dal lessico di Internet vuol dire cominciare a conoscere ogni singola parola del web, che cosa significa. E poi è stato realizzato anche un video riassuntivo di queste parole da Cristian Bruno e Denise Chirica. Oltre a questo video abbiamo realizzato anche altri video sull'utilizzo consapevole del web e sul karate online. Poi ci abbiamo aggiunto anche altre tematiche come ikigomori e fake news. Quello che vedete scritto, che leggete, è frutto di tutte le lezioni fatte in classe su quelle paroline, su quel lessico di Internet che avete visto prima. Quindi è stata un'elaborazione loro sia testuale che anche formale, quindi le hanno trovate loro sul web, cose adatte da inserire, e qualcosa sarà anche un po' sgranato, quindi poco adatto, però è tutto proprio fatto da loro. Ah, una piccola parentesi che non è scontata. Questi programmi, tranne qualcuno, qualche mio alunno, li aveva già utilizzati, gli altri proprio hanno iniziato da zero, ma non hanno fatto fatica a imparare subito quali sono i meccanismi. Quindi loro, alcuni di loro hanno imparato proprio da zero il programma, la gestione del programma, il caricare e scaricare foto e poi l'elaborazione testuale. Sembrerebbe scontato, ma alla loro età non lo è, lo assicuro. Ciao, sono Eleonora. Prima di iniziare volevo chiamare i suoi ragazzi per parlare degli argomenti che abbiamo trattato nel video finale. Salve a tutti, io mi chiamo Mariangela e ho partecipato al panel di informatica. Nel corso dell'anno abbiamo imparato dei rischi e dei consigli su come navigare. Dei consigli sono che quando ci arrivano messaggi da sconosciuti non dobbiamo accettarli, e non giocare più di 45 minuti ai videogiochi dopo le 6 di sera, e navigare sempre in compagnia di qualcuno e non andare su siti strani, non sicuri. Poi ci sono dei rischi come il cyberbullismo, il vamping, il sexting, il ikigomori e l'adescamento. Però ci sono anche dei lati positivi di internet se si usa bene. Si può socializzare, si può usare per studiare e si può divertire, sempre se si usa bene. Ora lascio la mia parola ai miei compagni.
Buongiorno a tutti, io sono Christian e vi parlerò del cyberbullismo. Il cyberbullismo è la principale causa di morte e di suicidio tra noi giovani e adolescenti. Il cyberbullismo è una forma di bullismo online. È più brutto del bullismo fisico, ma anche orale, insomma, di persona. Perché almeno nel bullismo, quando torni a casa, ne vuoi parlare con qualcuno e hai un attimo di pausa. Mentre invece il cyberbullismo no, non è solo a scuola, ma continua online anche a casa. Il bullismo viene a volte confuso con lo scherzo e con un incidente. Perciò ci sono degli aspetti del bullismo che vanno considerati per riconoscerlo. Il primo è la ripetitività, perché se non c'è ripetitività può essere anche uno scherzo. Intenzionalità, perché se non c'è intenzione può essere anche un incidente. E la più importante è la simmetria. La simmetria sarebbe la diversità, non solo fisica, ma anche psicologica. Perché il bullo potrebbe anche essere più piccolo di altezza. Ma la vittima potrebbe essere più debole. Adesso passo la parola a Mariana. Ciao, sono Mariana e oggi vi parlerò degli Ligomori. Il Ligomori è un fenomeno che colpisce maggiormente i ragazzi dagli 11 ai 17 anni e li porta a stare con il telefono per più di 12 ore, rinchiusi in una cameretta. Questo fenomeno è nato in Giappone, ma pian piano si sta sviluppando anche in Italia, ma fortunatamente i ragazzi in Italia parlano ancora con i genitori. L'unica cosa che possiamo consigliare è di non rinchiudervi nelle camerette e di parlarne con un'esperta. Adesso lascio la parola a Ludovica. Ciao a tutti, io sono Ludovica e oggi volevo parlarvi del sexting. Il sexting deriva dalle parole inglesi sex, che significa sesso, e texting, che significa condividere testo. Quando uno sconosciuto online ci chiede delle foto intime, noi non dobbiamo mandargliele, bisogna segnalare e bloccare l'utente. Quando invece ce le chiede e noi le mandiamo, bisogna denunciare alla polizia postale, bloccare e segnalare l'utente. Adesso passo la parola a Simone. Buongiorno a tutti, io sono Simone e oggi vi parlerò di un fenomeno che colpisce molti ragazzi. Il vamping è una parola che deriva da vampiro e ti fa stare tutta la notte sveglio sui social network. E l'unico consiglio che vi diamo è quello di stare meno tempo con i dispositivi elettronici. Adesso passo la parola a... Di nuovo buongiorno. E ora vi parlerò dell'adescamento. L'adescamento è un fenomeno che a danno degli adolescenti, causato da persone che la maggior parte delle volte sono anche più grandi di loro. Questi possono essere malintenzionati, quindi dobbiamo stare attenti a non farci adescare in rete. Qualcuno ti cerca da adescare quando... Cioè, può notare che qualcuno ti cerca di adescare quando ha i tuoi stessi hobby e i tuoi stessi gusti e ti chiede un incontro e anche di andarci da solo. Non fidatevi mai, non andate da solo, portatevi qualche amico se proprio lo volete conoscere. Complimenti, sono stati veramente bravi e... In questo percorso abbiamo capito che internet viene sempre criticato, così abbiamo creato dei video in cui cerchiamo di aiutarlo e adesso ve ne facciamo vedere uno. Hanno provato a dare dei consigli su come aiutare internet. Come diceva Eleonora, internet va aiutato, va salvato, perché noi troppo semplicemente delle volte diciamo è colpa di internet, mettiamo via internet, togliamo i cellulari, togliamo i tablet, e non è lo strumento che è il problema dei nostri ragazzi o anche nostro,
Il problema è l'utilizzo che se ne fa di questi strumenti. Quindi è importante l'educazione, sapere che non si può stare ai videogiochi oltre le 18. Simone, io guardo mamma e guardo te sempre perché, perché effettivamente è un allenamento che stanno facendo dall'inizio del corso. Da 2-3 ore che giocavano hanno cominciato a diminuire. Quindi spero che poi mi testimonierete voi come si sono comportati in questo periodo i ragazzi. Quindi non è il problema internet, ma è il problema l'utilizzo. Ecco perché i ragazzi si sono sentiti in dovere di fare un video messaggio ad internet per aiutarli. Ai genitori li metteremo nell'articolo finale, così vi potrete vedere anche gli altri video. Adesso possiamo andare avanti. Ti abbiamo dopo. Vai, Alessandra. Grazie. Sì, sì. Hai fan, Alessandro? Però è copertina. Ok, allora, in questo corso abbiamo fatto dei... ci siamo divertiti a fare dei word art con le 10 parole che sono presenti nel capo delle 10 parole ostili che sono tacere, scelgo, onestà, e sono praticamente tutte queste parole servono per quando andiamo in internet, come per quando per esempio ci scrivono delle persone che non conosciamo, dobbiamo prenderci per esempio il tempo che ci serve per risponderlo, dobbiamo essere anche onesti quando rispondiamo alle credenziali per appunto per entrare in dei social network, e bisogna capire il messaggio che ci sta mandando questa persona, e bisogna avere anche il coraggio di rispondergli onestamente. Adesso passo la parola a Lorenzo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Lorenzo e adesso vi farò vedere il video che abbiamo fatto per le parole che hanno detto prima i ragazzi. Sono state pubblicate.
Buongiorno, voi siete i genitori di Loris? Chiamo dalla polizia postale. È al commissariato. Potete venire da noi con vostro figlio per una situazione poco piacevole? Ok, arrivederci, grazie. Ho parlato con i suoi genitori, gli hanno chiesto di eliminare le foto. Loris ha per punto capito l'errore fatto ed eliminò le foto. Il giorno successivo le chiese scusa e le promise che l'avrebbe difesa da chiunque, l'avrebbe presa di mira. Così riuscì a rimediare al disastro causato. Scusami, Mira, ho capito che mi ha fatto dolore. Ti prometto che non lo farò più e che ti riproteggerò. È stato molto doloroso, però ho accettato le tue scuse. E niente, dottore, questa è la mia storia. È finita a lieto fine. E quando accadono episodi di cyberbullismo, la prima cosa parlane con un adulto. Un giorno Sara si trovava su Instagram quando un ragazzo di nome Luigi che le scrisse chattarono per un'altra un'ora e diventarono subito molto intimi. Il giorno dopo Luigi le scrisse e le chiese di mandare delle foto molto intime e private. Sara accettò e inviò delle foto tutte. Luigi, dopo qualche minuto, pubblicò quelle foto che fecero subito il giro di tutta la scuola. Sara, vedendo che tutti la deridevano, si chiuse nella sua cameretta e non uscì più da casa. Un giorno, Andrea, il suo migliore amico, andò a casa sua per sostenerla. Ma Sara, cosa è successo oggi? Niente, non c'ho voglia. Sara, così vergognata, non lo ascoltò e pensò che l'unica soluzione era di cambiare città. Però, cioè, almeno non ce l'ho trovata. A questo punto raccontò tutto al padre. Così Andrea, Sara e il padre andarono alla polizia postale. Buongiorno. Devo denunciare un caso di sexting accaduto a mia figlia. Ah, ok, raccontami. Ciao Sara. No, fermati. Mi volevo scusare per quello che ho fatto. Se mi puoi scusare. Non dobbiamo mai condividere foto intime di persone che ci danno fiducia. Ho capito che non bisogna mai mandare delle foto intime a... Simone passò una lunga notte senza dormire. Il giorno dopo si addormentò in classe. Simone era proprio stato insegnando i compiti. Lasciami stare solo. Se la professoressa ti vede che stai lì dormendo, ti manderà vicepresidenza. Oh no, perché in qualche modo mia madre non è in funzione. Dopo il compito, Denisa parlò con la madre di Simone, che si arrabbiò molto con suo figlio, dandogli una piccola punizione. Buongiorno signora. Buongiorno Denisa, che è successo? Sfortunatamente Simone si è addormentato al compito di Adriano, ha preso 4. Come? Adesso vi faccio venire io al signorino quando torno a casa. Ok. Grazie per avermelo detto. Ciao mamma, come stai? Bene figliolo, com'è andato il compito? Bene. Secondo te qua c'è un bel voto che non voglio che si ripeta mai più. Va bene mamma. Non riesco proprio a smettere di giocare. Simone ignorò le parole della madre e restò sveglio tutta la notte perché stava usando il telefono. Simone, che ti ho detto? Io ti dico le cose per il tuo bene. Quel fenomeno che hai si chiama vamping, che consiste nel stare sveglio tutta la notte a giocare a videogiochi. Scusa mamma, non lo farò mai più sul serio e prometto di andare bene a scuola. Mamma mi ha parlato di vamping, ma che cosa significa? È quando una persona sta sveglio la notte e gioca ai videogiochi. Ma è una cosa gravissima. Cercherò di cambiare la mia vita. Ecco perché vado male a scuola. Francesco, apri la porta, non stare tutto il giorno con quei videogiochi. Ti ho portato qualcosa da mangiare. Mi è arrivato un messaggio da Francesco. Ora non posso parlare, sto giocando. Francesco, mi potresti anche parlare, no? Mandare i messaggi. Mi è arrivato un altro messaggio da Francesco. È più comodo mandare i messaggi.
Francesco, basta con questa sceneggiata! Cosa sta succedendo? Non lo so, Francesco è sempre chiuso in camera e sempre con i videogiochi, non so cosa gli sta succedendo. Adesso cerco su internet. Trovato, è un fenomeno che si chiama Hikikomori, colpisce gli adolescenti dagli 11 ai 17 anni e li porta a stare con il telefono per più di 12 ore. Quindi soffre di Hikikomori? Sì, a quanto pare. Lo dobbiamo aiutare. Cosa facciamo? Chiamiamo un esperto? Sì, ok. Buongiorno, abbiamo un problema. Mio figlio è sempre chiuso in camera e non parla più con noi e con mia figlia. L'unica cosa che posso consigliarvi è quella di convincere Francesco a venire da me, in modo che io possa aiutarlo. Ok. Marianna, vieni, proviamo a parlarci. Ok. Francesco, apri la porta. Vogliamo aiutarti. Dai, Francesco, apri. Soltanto 2 minuti però, perché ho perso già la partita. Ditemi pure. Adesso vieni con noi, ti portiamo da un esperto. Va bene, ma non mi fate perdere troppo tempo. Ok, andiamo. Dopo un mese di tempo dove Francesco è andato dall'esperta, ha riagganciato i rapporti con i suoi amici e ora il tempo che impiegava a stare con i videogiochi lo passa insieme alla sua famiglia. Francesco ora gioca con i suoi amici e comincia a giocare anche all'aria aperta e non solo al computer ed ha ascoltato i consigli che gli ha dato l'esperta. All'aria aperta con gli amici è molto più divertente. Sarà scritta da loro.
li abbiamo divisi in gruppi, ognuno ha lavorato su una tematica, quindi dal cyberbullismo all'adescamento, al bumping, al sexting, quindi hanno scritto la scenografia, la sceneggiatura, hanno immaginato anche i luoghi nella scuola, perché noi qui stavamo, dovevamo utilizzare gli ambienti che avevamo a disposizione, per fortuna la scuola era finita, quindi abbiamo potuto utilizzare ogni ambiente sempre in silenzio perché mentre si svolgevano gli esami, per cui insomma abbiamo un po' faticato nel trovare il momento giusto per registrare, però ecco, hanno fatto tutto loro, ho pensato anche i personaggi, chi doveva interpretare chi, le battute, le location, un po' tutto. Quindi sono stati veramente bravi, in pochissimo tempo hanno messo su insomma un piccolo capolavoro, no? Perché a fin dei conti per loro era una grande cosa. Quindi li devo ringraziare perché veramente sono stati bravi, molti di loro li conosco, gli altri no, e sono stati una piacevole scoperta perché veramente sono dei ragazzi in gamba e penso che dobbiate esserne orgogliosi, quindi bravi e gentili. Ieri mi è venuta un'idea, dopo aver invitato in una nostra lezione una ragazza di Aprilia, di cui adesso parlerà Scelgo l'onestà e la sincerità per condividere le mie opinioni senza aggressività.
vita. Non ho paura delle conseguenze, non resto a tacere per darti un piacere. Ormai l'ho capito, ma sai, non sei figo, solo un falso amico, fuori un mito, dentro smarrito. E con questo ho finito. Parlano tra di loro, conoscono anche altre persone, ha conosciuto un bambino di Bologna, questo ci ha parlato diverse volte. Siamo arrivati, diciamo, ad un orario dove comunque viene fatta soltanto la partita, spesso dura un'ora, un'ora e mezza, e quello lo dico, e come ad esempio però ieri, che è arrivato anche un po' più avanti perché doveva finire questa challenge che francamente alcune volte durano troppo per i miei gusti, però diciamo che si è ridimensionato, perché la prima cosa che mi ha detto, che lei ha detto 45 minuti, ho detto ok, sta a testare a questa cosa, perché è più... La però cosa importante è proprio su Fortnite. Allora, Fortnite, non lo dico io, lo dicono gli studi fatti da specialisti, è un gioco dannoso in questo momento di crescita adolescenziale dei ragazzi, perché è molto violento. Sia Fortnite che GTA, poi so che ne sono usciti anche altri peggiori, però ancora non sono stati fatti studi su questo. Non ce l'avete, meglio che non la regina. E il discorso è che può danneggiare seriamente il comportamento degli adolescenti. Poi un'altra cosa, il fatto che giocano online e socializzano con gli altri va bene finché sono conosciuti, sono noti. Le persone non note sono pericolose, come dicevamo prima, per l'adescamento, perché dall'altra parte non sappiamo veramente se c'è un ragazzo o un adulto, perché si fingono ragazzi con le stesse passioni, con gli stessi hobby, e quindi dall'altra parte tu non sai se c'è veramente. Io ho raccontato loro un episodio reale che la polizia postale ci ha raccontato, che a causa di Fortnite hanno svaligiato una casa. Perché? Perché praticamente il ragazzo giocava con abitudine tutti i giorni a Fortnite il pomeriggio con delle persone. Tra queste persone c'era anche il famoso malintenzionato, certo, che ha preso la fiducia del ragazzo e si erano dati l'appuntamento pomeridiano tutti i giorni. Il ragazzo un giorno ha dovuto disdire una partita dicendo che doveva andare a fare una visita con i genitori a Roma e sarebbe mancato tutto il pomeriggio, quindi non poteva giocare. Nel frattempo il malintenzionato aveva talmente preso la fiducia del ragazzo che il ragazzo gli aveva detto dove abitava, quali erano le abitudini, tutto quanto. E il giorno in cui il ragazzo disse che doveva andare tutto il pomeriggio a Roma per una visita con i familiari, quindi non ci sarebbe stato nessuno a casa e lui non avrebbe potuto giocare, in quel momento la casa è stata svaligiata. La polizia postale come è risalita a tutto questo? Perché ovviamente i genitori non ci hanno pensato subito, hanno fatto sporto denuncia e gli investigatori
chiesto, ma vi siete accorti di qualcosa di strano? Insomma, qualcuno vi ha chiesto qualcosa? Il ragazzo, insomma, involontariamente si è fatto uscire, dice: no, io non volevo neanche andare a questa visita perché avevo un appuntamento online per giocare con un amico, il pomeriggio non ho potuto giocare. Lì agli inquirenti si è accesa la lampadina e hanno cominciato ad analizzare tecnicamente da dove si fosse collegato, insomma tutte queste cose tecniche che loro sanno, e sono riusciti a rintracciare chi era stato, ma non hanno trovato ovviamente più la refuttiva perché l'avevano fatta sparire. Quindi questo è l'episodio che ci ha raccontato la polizia postale, l'ha raccontato anche i ragazzi che ha incontrato, proprio per far capire quanto sia pericoloso allacciare rapporti con persone che non si conoscono o che si credono di conoscere ma non si è mai visti personalmente. Quindi ecco, l'altro rischio di Fortinet, ma non solo Fortinet, anche altri, è questo. Quindi al di là della violenza che può indurre il gioco stesso, perché la sparano, si ammazzano, insomma, in continuazione, e non credo che sia l'educazione più giusta per i nostri ragazzi ammazzare il prossimo, noi cerchiamo di educarli invece al rispetto. Però Emanuele, è virtuale, però quanto ce l'ha spiegato, è reale. Cioè nel senso, quello che noi facciamo lì è vero che non uccidiamo quella persona, però ci stiamo istigando alla violenza, che normalmente noi non dovremmo avere nel nostro cuore. Qualcosa, scatta qualcosa dentro quando stai sempre lì a fare... Perché diventa un'immedesimarsi in quella situazione. Okay, quindi per questo io loro ho detto, cambiate il gioco. Ci sono tanti altri giochi divertenti, chi gioca a FIFA, chi era Minecraft, ci sono tanti videogiochi, non diciamo non giocate ai videogiochi, perché per carità, l'abbiamo detto prima, il web è anche gioco, è anche divertimento, ma deve essere quel gioco, quel divertimento costruttivo che ci permette insomma di crescere come adulti sani, insomma. Ok, quindi ecco, era questo la raccomandazione, evitare giochi violenti. Qualcun altro? Mariangela è bravissima, non è riuscita ancora a mettere il profilo privato perché ha fatto l'account aziendale su Instagram, no, non riesce ancora a creare questa cosa con l'aggancio di Facebook. Qualche altro comportamento corretto o scorretto? Io non c'ho, però sì, c'è il destino che fa? Io spesso esce la giocatura pure. Se sta a casa gioca e vede video di calcio, ma io preferisco che esce. Gioca a pallone e arriva stanco a casa e sa dormire. Anzi, perché lo usa pure troppo il telefono. Quindi devi ridurre. Sì, vedi, quindi calcio, però destino, devi ridurre un pochettino. Perché 45 minuti valgono a prescindere che sia FIFA o altro. E poi non dopo le 18 di sera, quello che dicevano prima, no, che sta giocando dopo le 18. Perché prima di andare a dormire gli schermi del telefonino, del tablet, agiscono sulle cellule neuronali, insomma, quindi sul processo del sonno. Che se il ragazzo noi non riposiamo bene, il giorno dopo non rendiamo quello che dovremmo rendere. Ecco come Simone il giorno dopo si è addormentato e la prof aveva consegnato il compito. Hai visto? Ecco, si è scoperta la verità, hai visto? Questo confronto era importante, insomma, mi piaceva averlo con voi, anche perché io più volte vi ho chiamato in casa durante i nostri incontri, perché parliamo spesso insomma del rapporto che hanno con i genitori e soprattutto riportate ai genitori anche questo, in modo che noi possiamo iniziare un dialogo anche con voi. Per qualsiasi cosa, insomma, noi siamo qui a disposizione per qualsiasi dubbio dal punto di vista della cittadinanza digitale dei vostri ragazzi. Adesso io penso che possiamo procedere alla consegna degli attestati. Intanto però chiamiamo l'assessore che ci dà il suo saluto. L'abbiamo fatto stare qui tutto il tempo. Capisco la penitenza, però. Non è stata una penitenza, è stata un piacere, anzi, grazie ai ragazzi per l'invito, prima Marilena che questa scuola
fatta anche i progetti, che va un po' dal progetto lettura a questo che meritevo in un periodo come quello estivo, che non è mai semplice, no, rimanere a casa. Quindi già i ragazzi non stare qui con netto anticipo, no, da testimonianza del che effettivamente poi quello che si va a fare è interessante. Sono tanti gli elementi che sono stati spiegati, a alcuni più conosciuti come sono il cyberbullismo, dove esiste forse, anzi è una certezza anche per mano della professoressa Ferraro qui nella nostra città, una rete scolastica che cerca di contrastare ultimamente questo fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Abbiamo ricevuto qualche settimana fa anche l'onorevole Elena Ferrara qui, che era, perché prima non c'era una legge, no, su queste tematiche qua, e quindi eravamo come in altre questioni in profondo ritardo rispetto agli altri stati europei. Poi si è arrivato finalmente anche qua, o fenomeni meno conosciuti come l'Enrico Mori, dove una mesata fa nella nostra sala e biblioteca Manzù è stato fatto un primo convegno dove veramente le testimonianze dei genitori fanno rabbrividire veramente la pelle di figli che sono totalmente scollegati dal mondo reale. Però ecco, non è questo forse il contesto per raccontare cose non piacevolissime. Però per ritornare, ecco, ad oggi o nello specifico a ieri, ho portato anche il mio saluto a un PON legato al progetto lettura, all'inglese e all'educazione fisica. C'era un po' di tutto alla scuola Grazia Delitta, no? E si raccontava, dice lì, siccome i nostri ragazzi sono presi dai videogiochi, gioco a FIFA anche io, qualche partita me la faccio anche io a 30 anni. Vabbè, abbiamo fatto dei giochi all'aperto, quindi era sconosciuto per i ragazzi di 10-11 anni il tiro alla fune, la campana, era un qualche cosa, e chiedevano questi ragazzi, dice, ma la fune dove la possiamo comprare, maestra? Quindi veramente è stato fatto un passaggio generazionale importante, e abbiamo visto anche gli aspetti positivi di utilizzare internet in una logica di essere dei cittadini consapevoli dal punto di vista digitale. Però non bisogna mai dimenticarci, e forse bisogna metterlo al primo posto, soprattutto per genitori, lo sono anche io, ho un bimbo di 18 mesi, quindi tra qualche anno anche io dovrò monitorare queste questioni. Devo diventare un pioniere. Io sono in una via di mezzo, diciamo, tra sei quasi nativo. Quindi bisogna coniare un nuovo termine tra nativo e pioniere, in qualche cosa di mezzo, quindi so della tematica, però sono ottimista che anche in questo caso la collaborazione tra la scuola e la famiglia possa trarre dei benefici positivi per i nostri ragazzi. Quindi vi chiudo ringraziandovi ancora per l'invito, e i ragazzi sono stati bravissimi e hanno spaziato dal racconto al rap. Dov'è il ragazzo? Eccolo qua. Quindi è stato veramente una giornata, una mattinata a tutto tondo, quindi ti ringrazio. Grazie a tutti. Dall'utilizzo del video digitale alla sceneggiatura, alla realizzazione e poi alla musica, perché ovviamente anche lì è la sorpresa che hanno fatto all'inizio, proprio perché hanno voglia di comunicare in tutti i modi, quindi che sia musica, che sia video, che sia racconto o video lettera, insomma hanno voglia di comunicare quello che hanno appreso in questi giorni. E io insomma sono veramente soddisfatta e contenta, insomma, del lavoro che hanno fatto i ragazzi, per cui con veramente tanto orgoglio gli consegniamo, vieni prof De Cinti, la tutor del corso. Regia, perché sennò senza di lei qua. Il video non uscirà. Sto qua. E quindi iniziamo.
la consegna dei diplomi. Facciamo una foto per i ragazzi. Sì, sì. Iniziamo con, in ordine, Anzoli, vieni Diego. Diego, gira di allora. Faccio più di una così se dove stai. Una, sì, sì. Bravo, Cris, campagna da te. Vediamo come saranno i voti. Vediamo come saranno. Capito Simone? Se giochi a FIFA giochi con il vengo, vengo io. Facciamo una... un torneo. Vediamo, ci mettiamo d'accordo. Ci sono. Ok, va bene. Ci sono. Online. Dai, la foto, non la... Sì, dai, per la mamma. Ma non ti dico meglio, non ti dico meglio. Perché sono belle? Per fare il video, che la maschera. Cantino, ma mamma non c'è? Mi fermo un attimo a Mariangela, perché lei e Denisa, ieri, mi hanno detto, ma possiamo aprire... un canale Instagram, cioè un account Instagram per condividere video che diano consigli sull'uso consapevole del web. Ragazzi, secondo me è meritevole. Ovviamente sono piccole, invito i genitori a seguirle, insomma, a controllare quello che succede, però credo che sia un'azione meritevole per ragazze di 12 anni, quanto avete? 12?
Bravi! Deve portarlo? No, viene con in marcia. Ah, ok. Grazie di tutto. Buone vacanze. Anche a lei. Ci ringrazio. Lucia, mettiti un attimo. Allora, Anna, se non c'ero io. E avevamo promesso ad Anna anche il diploma, anche se ha avuto un problema tecnico con computer, ma della segreteria. Però noi il nostro diploma te lo diamo perché hai lavorato benissimo insieme a noi. Vieni Anna, intanto. Girati. Ok. Complimenti a tutti e spero che sia stato un buon percorso insieme. Speriamo di fare la seconda annualità. E noi domani abbiamo l'ultima lezione perché non potevamo fare questa giornata il 27 perché c'è la consegna delle pagelle per le classi terze, quindi l'abbiamo anticipata. Però da calendario è prevista domani l'incontro, sarà un incontro un po' informale, una chiacchierata e poi li porteremo a prendere un gelato, a fare una colazione.